facile credere che Gesù è morto in croce o che Gesù è risorto da morte? Beh, è chiaro, è più facile credere che Gesù è morto in croce. Eppure i Vangeli dedicano tantissimo tempo a descriverci la morte di Gesù. Le ultime 24 ore della sua vita dedicano davvero a volte quasi un terzo di tutto il Vangelo. E per la resurrezione di Gesù invece dedicano pochissime pagine. Questa mattina mi sono messo a leggere tutti i Vangeli della resurrezione e mezz'ora al massimo ho letto tutti e quattro i Vangeli che parlano della resurrezione, perché i racconti sono molto brevi. E mi domando perché. Se avessimo fatto noi il piano editoriale dei Vangeli, avremmo dedicato molto, molto tempo a raccontare Gesù risorto. Perché avremmo detto, cioè, qui bisogna convincere gli altri che Gesù è risorto. Ma questo lo faremo perché? Perché secondo noi Gesù risorto non è incontrabile adesso. Invece gli evangelisti, che sapevano che Gesù è risorto da morte e che è quindi incontrabile perché è vivo, è vivente, non hanno dedicato tantissimo tempo ai Vangeli della Resurrezione. Hanno dedicato spazio a raccontarci chi era quell'uomo Gesù, a raccontarci soprattutto come ha dato la vita, come è morto, come è amato sino alla fine. Ma questo perché noi non possiamo più tornare ai tempi in cui Gesù era vivo su questa terra in carne e ossa come un uomo. E lì ci hanno raccontato la sua storia, ci hanno raccontato chi lui è. Ce l'hanno raccontato anche perché il risorto è quell'uomo lì, il risorto è il crocifisso. Ma poi i racconti della resurrezione sono stati brevi, perché non c'era bisogno di narrare qualcosa che tu avresti potuto vivere, che noi possiamo vivere. Noi possiamo vivere l'incontro con il Signore Gesù risorto. Il Signore Gesù è vivo, è incontrabile. Lo incontriamo quando facciamo, ad esempio, le celebrazioni in chiesa, i sacramenti. Noi incontriamo il Signore Gesù, perché sennò facciamo finta. Lì invece c'è il Signore. Quando leggiamo la parola di Dio, lì incontriamo il Signore. Nei fratelli noi incontriamo il Signore. Negli eventi della nostra vita noi incontriamo il Signore. Il Signore è vivente. Per questo non c'era bisogno di raccontarci tante cose. Perché il Vangelo dice, noi ti diciamo chi è Gesù, ti diciamo che è risorto, ti diamo questo annuncio. Prova a vivere. Prova a chiedere di incontrarlo e vedrai che lo incontri. E vedrai che puoi vivere questo incontro con lui. Allora chiediamo al Signore la gioia di poter vivere l'incontro con lui nella quotidianità della nostra vita. Chiediamo di fare esperienza di lui vivo, perché solo se faremo esperienza di lui vivo adesso, per me, che allora potremmo anche vivere alla luce di questa presenza. Altrimenti il tutto risulterà essere solo un'idea, una filosofia, un'ideologia, ma non sarà l'incontro con il vivente, con l'incontro con Gesù morto in croce. Lui che ha dato la vita, e perché ha dato la vita, il Padre lo ha resuscitato ed è vivo ed è incontrabile da noi. Buona Pasqua a tutti.